brillante rialzo per il greggio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,89%. Tecnicamente, l'oro nero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 80,68, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,97. Ottima performance per il carburante, che ha chiuso la settimana in rialzo dell'11,08%. Lo status tecnico del raffinato del petrolio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2437, mentre il primo supporto è stimato a 2243. Ribasso per il Dutch TTF Natural Gas, che archivia la settimana mostrando una perdita del 28,13%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti e controllo stimati in area 74,46. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 100. Grande settimana per il grano, che mette a segno un rialzo dell'1,93% rispetto ai valori precedenti. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 780,86, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 756,62. Brillante rialzo per il mais, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,01%. L'esame di breve periodo del grano turco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 671,86 e primo supporto individuato a 653,61. Settimana trascurata per il derivato sui semi di soia, che archivia l'ottava con un modesto più 0,07%. Le implicazioni di breve periodo della soia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1486,42. Possibile una discesa fino al bottom 1467,67. Piccolo spunto rialzista per l'oro, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,46%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del metallo giallo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1810,97.